Adesso berrò un po' di Coca-Cola zero, senza zuccheri e zero calorie. Molto buona, non sa assolutamente di sterco di mucca essiccato al sole. Rincuora. Diadora. Ora. Giuro che ti ammazzo di botte. Giuro che ti ammazzo di botte. Giuro. Oratore. Orazione. Ma è anche vero che... Sì, bella. Abbiamo vero, vado un clochard. Perché se sembra impossibile, c'è anche di più. Sapete cosa serviva l'eretteo? Sì, certo, tutti i gay venivano nell'eretteo, che è quello. Perché avevano gli stimoli per i rapporti. E le cariatidi, infatti, sono le prime rappresentazioni di transgenders. No, aspetta, le cariatidi sono Sono transgender. transgender. Guarda, 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 ride pure, ride pure. Giustamente, direi. Come se non avessimo pure corso per venire fin qui per poi sentirci dire questa cazzata. Vabbè, dai, dovevo dirlo. Sai che non l'ho neanche studiato, cioè, l'ho detto attacco un secondo prima di dirla a voi. Ah, siamo andati alla parte del merda. preview. È stata ridisegnata in digitale. Potete notare tante differenze, come il fatto che Rafiki sia più snello, che sia da una prospettiva leggermente diversa, che le ombre siano state rifatte, che il cielo sia stato modificato in CGI, oppure appunto che Simba sia stato particolarmente modificato, diventando un po' più grande, un po' meno appallottolato. Hanno migliorato la qualità grafica, la resa grafica di questa scena. Guardate i coccodrilli. Sono stati completamente rifatti. Non sono più quelli di prima. Sull'isola potrete muovervi come volete. L'unica zona in cui è vietato entrare è la fabbrica di cioccolato. Vi elimino, giuro! Se vi serve il confessionale, si trova nella casa di riposo giusto accanto alla fabbrica. Ci sono domande? Ne sono felice. Procediamo! Sì, potevano pubblicare le loro recensioni solo dopo l'uscita del film. E che cosa hanno realizzato? Com'è il film? Sorpresa! Un disastro totale! Il film è una scopiazzatura di The Lego Movie, Inside Out e Ralph spacca tutto. Ma fa cagare! E infatti, sebbene la grafica funzioni, la trama... Allora, il film inizia con un narratore che ci parla di quanto noi giovani siamo dipendenti dal cellulare, incapaci di incontrare persone dal vivo e comunichiamo solo tramite emoji. Chi ha scritto questo film, un cinquantenne su Facebook? Beh, effettivamente sì. Ve lo rivelo io, per tutti gli studiosi d'arte la Gioconda non è un cazzo. È letteralmente un ritratto qualsiasi. Sì, ben fatto perché è di Leonardo. Ma perché deve essere il quadro più famoso di tutti i tempi quando abbiamo 2000 anni di storia dell'arte che potremmo usare? Perché è quello? Perché tutti conoscono la Gioconda? Perché tutti sono fissati con la Gioconda? Semplice, perché qualche anno fa è stata rubata ed è diventata famosa sui giornali per essere stata rubata e poi ritrovata. Ma a parte quello, la Gioconda non è nulla. Wow. Salve, sono Adrien. Ciao Aria. Diamante bianco. Volevo chiedere, Grande. non è una richiesta, però è per curiosità. Disegnerai mai una gemma con la barba? Perché mi sento poco rappresentato. Ottima domanda. Because you know, Oh gosh. Canonically, any gem could have a beard anytime they want. So, I could draw every gem with a beard, and I would very much like to. E così venne pubblicato Shrek. Lavorarono contemporaneamente al primo e al secondo. Basta, principesse bellissime, che fingono di essere emancipate, ma poi vedono il matrimonio come un dovere. Basta, animaletti senza ideali che risolvono problemi. Qui, la Disney si chiama Duloc e nasconde in un parco divertimenti il marcio di un piccoletto con la sindrome di Napoleone, che vede il mondo come un mercato che, guarda caso, aveva la stessa faccia del nuovo direttore esecutivo della Disney. La storia ha inizio e Shrek, con le fiabe, ci si pulisce il culo. Al giorno d'oggi mettere l'antagonista come protagonista è una moda, ma nel 2001 non... Poi lei si guarda la mano e lui ha scritto "Ti amo"?
Oh, ma che romanticismo! Che cazzo c'è di romantico? È un deficiente! Che cazzo significa scriverle ti amo? Non ha senso! Quella scena non ha senso! Taki non ha senso! Questo film non ha senso! Che cazzo di gesto romantico sarebbe questo? I bambini perché si devono vestire da cose spaventose? Per esorcizzare. Perché è l'occasione per esorcizzare la morte. Ma i bambini non sono ancora pronti a parlare di morte nella maggior parte dei casi. Quindi esorcizzano tutto ciò che gli fa paura e che può essere inerente alla morte. Per questo si vestono da fantasmi o altro del genere, per esorcizzare. Un guscio vuoto di mostro tarlo. È immenso. L'esovia di un uomo. L'ho salvato stamane, era stato preso da un calabrone gigante. Era piccolo e l'ho portato con me. Era stato travolto da delle termiti e scambiandolo per un infante ho finito per usare il fucile. Fu con questi film che Cannarsi iniziò a diventare famoso per essere l'adattatore pazzo, che rinuncia a registro e labiale in funzione di una fedeltà imbarazzante all'opera originale. Così ridoppiarono anche Principessa Mononoke, stavolta senza censure, ma anche con il famosissimo Dio Bestia. Davvero passò 16 anni ad adattare il film e lo fece comunicando giorno per giorno con la Studio Ghibli. E poi toccò alla Città Incantata, con pochissime differenze. Cioè, davvero, il nuovo doppiaggio della Città Incantata non è niente male. Abbiamo raggiunto il bel mezzo del nulla. Dovrò andare a fare la spesa nel paese più vicino. Sarà semplice una volta che ci saremo ambientati. E infatti è in campagna. Pare che per la spesa non resti che andare alla città vicina, eh? Non resta che abitarla e così amarla. Finché non arrivi nella sala delle caldaie, dove alimentano le terme. Lì troverai Kamaji, l'uomo delle caldaie. Lì c'è l'ingresso del locale caldaie. È il posto dove si fa il fuoco. Dentro c'è una persona chiamata Kamaji. Incontrati con Kamaji. È lo spirito del cattivo odore. E a quanto pare è anche bello grosso. Signora? Un dio putrido, dite! Per di più, un sommo putrido di grossa taglia! Piangerò e mamma baba mi sentirà, allora correrà qui e ti ucciderà. Gioca con me, sennò ti spaccio il braccio. No, mi fai male! Se te ne vai, piango! Se piccino piange, baba viene subito qui e finisce che ti ammazza, oh! Il braccio te lo spezzo subito! Senti, che cosa mi hai dato? Ragazzina, che cosa ti hai dato da pappare? Devi scoprire da sola come salvare i tuoi genitori e Aku. Usa ciò che ricordi. Sia per i tuoi genitori, sia per il tuo boyfriend drago, non puoi che farcela da sola. Quasimodo. Sei il mio tesoro, come si chiama? Topo, topo. Gollum. Capito? Squarro. Vecchietto. Frollo. Vecchio. Diarrea. Scarafaggio. Peste. Massimo Boldi. Pellagra. Conigli. Cine panettone. Batterio. Bravissimo. Batterio. Dunque, Taco è inciampato nel bicchierino pieno di soldi di una mendicante. Non è un bicchierino. Inquadralo. La parte del culo di una bottiglia. Chi se ne fotte se era il culo di una bottiglia. È inciampato. I soldi sono finiti in un tombino. Di soldi. Sì, gli ho dato 5 euro in carta, lui tutta la sua moneta. Ragazzi. Lui gli ha dato... euro, non dovevate dargli niente perché se tu metti una cosa tra i patti. Beh, ci si è avvicinato un gentilissimo signore che ci ha spiegato che è un trucco vecchio come il cucco. Lei mette il bicchierino vicino. Mette il bicchierino vicino a un tombino, la gente passando non lo nota, i soldi finiscono nel tombino, la gente si sente in colpa e ti dà più soldi. È geniale! È geniale! Ebbene, qualcuno qui ha intenzione di andare a riprendersi il bicchierino, raccoglierlo e andare via. Oh cazzo, ha aperto il tombino. Oddio, ha aperto il tombino, guarda. Ma amore, dai, Eto. Sei un grande. Oh cazzo. Guarda, dai, penso che carini. Mi stanno tirando sui soldi. Oh cazzo. Li ha presi? li ha tenuti? Cosa ha preso? Li ha tenuti? Ha preso i soldi che c'erano nel tombino. Quanti erano? Non so se... Carino il gesto di cucire lo strappo, vero? Peccato che quella sia la divisa di un ristorante. La regola è...
che non puoi modificare la divisa, perché altrimenti non è una divisa. Non puoi andare in giro con Heidi sul culo. Sei la capo cameriera, vieni licenziata per una cosa del genere. Ti inginocchi in mezzo alla sala e harakiri subito, disonore. Non puoi presentarti al lavoro con le mucche sul culo. Stai indossando una divisa per un motivo. Ma Heidi ci si affeziona. Vivono nuova vita nella natura con le caprette, tanta gioia. Ma quella deficiente patentata di zia Date torna a Dorfli, torna alla baita e... Oh nonno caro, dammi la bambina che adesso ha 8 anni e ancora non sa leggere perché l'ho abbandonata su una montagna desolata in attesa della morte perché andava a battere per le strade di Francoforte in Germania perché questo che sono, una zoccola! Già, perché zia Date ha trovato lavoro a Francoforte, ma brutta bastarda egoista che non è altro decide di vendere Heidi a una famiglia tedesca altoborghese spacciandola per una 12enne ariana che sa leggere! Peccato che non solo la strappa alle sue care montagne con l'inganno, ma la abbandona, signore e signore, Sua Altezza Imperiale Adolf Hitler con la vagina. Uno dei particolari rilevanti è: chi è il personaggio di gomma che rompe le scatole? La zucca! Eccola qua. Ciao. Ciao. Hello. Come ti chiami? Ariel Vittori. Hi Rebecca. Hi. I'm a queer comic artist and I just wanted to tell you first of all how thankful I am as a queer artist for what you did for all of us, and I wanted to ask you thank you so much. And I wanted to ask you if you were aware how across all media you've changed what kind of art, like what kind of level of representation we can achieve now because of you. And wow. oh gosh. I'm very proud of the work that we've been able to do, but it's also bittersweet for me because I wish that this had happened so much sooner. So I'm very excited about everything that's coming next, but I just also want everyone to know that you deserved this 10 years ago, 20 years ago, 70 years ago. This should not have happened now. It should have happened a long time ago. Il Guardiano della Soglia è un personaggio che deve impedire al protagonista di ottenere ciò che vuole, anche se non è un antagonista. In altre parole, il Guardiano della Soglia è quello che l'eroe deve superare. Possono essere i genitori di Miguel, in Coco, che non vogliono che lui suoni e lui vuole suonare lo stesso. E quindi lui li deve superare per riuscire a iniziare la sua avventura. Poi abbiamo il Messaggero. Il Messaggero è un personaggio che richiama il cambiamento. Odiate leggere libri pieni di pagine, scritte e parole? E cosa dire di quelli che parlano solo di poeti frenzonati, lunghi esili e flussi di coscienza? Dite addio ai libri noiosi, da oggi c'è un'alternativa imperdibile: Steven Universe e le Crystal Gems. Caruccio, dai veloce. Guarda che mancaruccio. Schiaccia. Ma è un amore. Posso, via. Apri, apri. Povero. Cosa? Non ci credo. Non ci credo. Ferma lì, togli questo prima, no? Amore, andare nell'andino, è tornato! E una delle cose più belle del parlare di Steven è che ci hanno scritto dei libri a riguardo. E che a pagina 9, se ce l'avete anche voi, andate pure a pagina 9, potrete scoprire che controllando a destra, ci sono degli appunti che Rebecca Sugar aveva segnato a mano su dei post-it. Dove specificava a un certo punto, dopo aver detto che cosa sono le Crystal Gem, che le Crystal Gem rappresentano i modelli genitoriali di Bamorind. Mi ricorda Romeo e Giulietta. Sai, Giulietta, la realtà,
la durezza della vita e dell'amore. E invece Romeo quello tutto, oh che belle le farfalle, oh che bello l'amore, ah, così. Giulietta, Romeo. Sì. Cacchio quanti riferimenti che ha Rebecca. Hai fatto mai, li mentirai, se fai così il cuore gli spezzerai. Visto che molti se lo sono sempre chiesti, la gag dello scivolare su una banana arriva dal 1800, dove il signor Carl B. Frank portò per la primissima volta le banane da Panama a New York. Divenne subito una sorta di nuovo hot dog, gente che mangiava banane per strada. Soprattutto le altre case di produzione erano convinte che sarebbe stato un progetto fallito, che non poteva funzionare perché era davvero una cosa troppo grande da fare. E quindi l'attore che faceva la voce di Roger Rabbit, che ovviamente doveva essere in scena, visto che lui faceva solamente la voce, non doveva apparire, quindi poteva vestirsi come voleva, aveva deciso di vestirsi da Roger Rabbit, anche se non era necessario, solo per fare in modo che i paparazzi, quando si avvicinavano e cercavano di fotografare qualche scena del film per vedere come la stessero facendo, vedessero lui vestito da Roger Rabbit e pensassero che sarebbe stato quello l'effetto finale del film. Ma mamma, io sono il re! Quando ti sposerai, ti dovrai lavare le mani per la tua amata! Ma quando è che ti sposi? Sono andati a prendermela, la mia amata! Ma io voglio i nipotini adesso! Ci vorranno almeno altri 9 mesi! E allora sposati subito! Beh, certo, ma prima devo aspettare una moglie! Ma prima ti devi lavare le mani per la cena! Eccetera, ma questa principessa ha una maledizione, ovviamente, come tutte le principesse, e la sua maledizione è quella di avere dei baffi. Un elemento maschile su un personaggio femminile. Un elemento che secondo lei la rende brutta e non la rende apprezzabile da parte di nessun uomo. Ma no, ma che... Ma lei si vede la scopa, ma dai! Ma... Questa è la numero uno? Questa è la numero uno. Ah. Adesso come immagine di profilo tu devi metterti un topo un così. Lemming. Che cade giù da un dirupo. Però si vede, c'è ma un po' di... in acqua e no. Avete mai notato che i topi... Andiamo, li lasciamo lì, basta, sono spenti. Fine. Come lasciavano lì? Perché? Morivano. Perché morivano, cadevano da un rupo in acqua. Si chiama suicidi di mare, se non penso che li salvino. Non è... Non è... E scoprire che Hitler era talmente appassionato a Topolino e a tutto ciò che riguardava la Disney che aveva comunque comprato i diritti per doppiare quei cartoni e li fece doppiare solo per se stesso. Senti, hai un progetto legato alle bucce di banana. E beh, d'ora in poi io lo filmo e lui si mette a correre sulle bucce di banana e voglio vedere se riesce a scivolare o se è vero che non si scivola. Verrà pagato in banane. Ti bastan pochi spiccioli, lo stretto indispensabile e quel fumetto ti potrai comprar. In fondo poche pagine, sapessi quanto è facile rileggere un fumetto di Tonuè. Compralo!